Sì, quello ero io che si scatenava al ritmo di dance anni 90 all'incirca 25 anni fa. Ah, certe cose dovrebbero restare lì nel dimenticatoio. Ma se siamo qui oggi è proprio per recuperare anche queste chicche dimenticate. E quindi bentornati ragazzi su Etecmania con Emilio Primavera dalla mia postazione estiva. Allora, questo video non era programmato, però ho pensato potesse essere veramente utile a moltissime persone, infatti ho chiesto a voi su Instagram e su Facebook e con mia sorpresa moltissimi erano interessati alla cosa, quindi ho deciso di farvi questa guida. Oggi vi spiegherò come digitalizzare e trasferire su computer i vostri vecchi ricordi ancora rimasti lì nei vecchi supporti fisici come VHS oppure mini DV Super 8, quelle cassettine piccole che si usavano con le vecchie videocamere. Questo è importante per almeno due motivi. Il primo per conservarli nel tempo, quindi evitare il deterioramento causato dai vecchi supporti appunto a nastro. E il secondo motivo è quello per usufruirne maggiormente e più comodamente ai tempi moderni, quindi poterlo vedere sulla TV, sul PC, sul telefonino, eccetera. E il tutto con soli 20 euro. Sì, non è necessario spendere chissà quali soldi presso uno studio fotografico o comunque persone specializzate per trasferirli, bastano addirittura 20 euro circa, ma prima di tutto vi invito come sempre a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e condividere il video, ma soprattutto attivare la campanellina per stare sempre aggiornati sugli ultimi video. Vi spiegherò tutto dopo la sigla. Iniziamo! Allora, tutto quello di cui avremo bisogno è praticamente questo aggeggino qui, appunto dal costo di soli 20 euro. Poi, ovviamente, la nostra videocamera, supporto fisico dal quale vorremmo estrapolare il video, un computer e nulla più, ragazzi. E non vi dico quanto ci ho messo a recuperare una videocamera del genere, stiamo parlando di una videocamera con supporto alle cassette Super 8 o i8 o 8, insomma. Non so se ve li ricordate, sicuramente i più anzianotti di voi se li ricordano, perché sono praticamente introvabili e costano un botto adesso. E fortunatamente, una mia vicina ce l'aveva, me l'ha prestata e ho potuto trasferire tutti i miei vecchi filmini. Allora, concentriamoci su questo prodottino qui. Praticamente, grazie a questo, ce ne sono diversi su Amazon, poi vi lascio il link in descrizione, ovviamente, vi lascio soprattutto quello principale che è questo qui, però poi vi do delle alternative perché magari non dovesse essere disponibile, comunque ce ne sono moltissimi altri che fanno la stessa medesima cosa. Lui praticamente va ad estrapolare il video dal nostro supporto, che sia appunto una videocamera, un lettore DVD, un videoregistratore, eccetera. L'importante è che il supporto sia dotato di questi attacchi component qui, i classici fili giallo, bianco e rosso, per intenderci. Allora, praticamente tutti i vecchi supporti ce l'hanno, le videocamere sicuramente, il lettore DVD idem e anche tutti i videoregistratori vari. Quindi sotto questo punto di vista non avrete nessun problema. In confezione con questo prodotto viene dato anche il cavo che serve appunto a collegare il dispositivo con la sorgente video che vogliamo utilizzare. Ad esempio, in questa videocamera, come vedete, ci sono tutti e tre gli attacchi, quindi posso collegarlo così, e praticamente metà del gioco è fatta. Adesso vi mostrerò come effettuare la registrazione da Mac, però tutto ciò è possibile farlo anche da PC. In confezione viene fornito un CD, lo so, è medioevo, un CD, fornire un CD, magari era meglio scaricare direttamente i file necessari dal sito. Comunque loro vi forniscono un CD con i driver da installare su PC Windows e il software loro proprietario. Ora, se è vero che su Mac la procedura è più semplice, su PC comunque, bene o male, ragazzi, è la stessa. L'unica cosa che cambia è appunto il software che sarà il loro proprietario, ma comunque pressoché invariata la procedura.
Vi basterà semplicemente inserire il CD sul PC, installare i driver, installare il software e iniziare. Detto questo, vi mostro come funziona su Mac. Allora, una volta inseriti i cavi nell'apposito supporto e collegati al dispositivo, dobbiamo collegare il cavo USB al Mac o al PC. Nel mio caso non ho l'attacco USB normale, ma USB-C, quindi devo usare necessariamente un hub USB-C, ma attenzione perché ho notato che alcuni hub USB-C non riescono a catturare con questo dispositivo l'audio, non so perché, non chiedetemi il perché, ma è così. Però nel mio caso questo qua funziona tranquillamente, quindi posso andare a collegare il dispositivo al Mac, accendere la videocamera e accendere ovviamente il Mac. Una volta fatto questo abbiamo due opzioni: o installare il software anche su Mac, oppure servendoci di un software che c'è già preinstallato in tutti i Mac, ossia QuickTime Player. Io farò così per semplicità, vi mostrerò come farlo con QuickTime Player, che è la cosa più semplice del mondo. Praticamente dovremo ovviamente aprire QuickTime Player, andare in alto su File e selezionare Nuova registrazione filmato. Fatto questo, di default ovviamente vi mostrerà la webcam del computer. Voi dovete andare a selezionare con la freccetta che c'è qui in basso accanto al tasto REC il vostro dispositivo di acquisizione video, che in questo caso si chiama AV2USB2 eccetera, ovviamente anche il microfono, quindi la sorgente audio. Adesso abbiamo due opzioni: o registrare in alta qualità oppure alla massima qualità. Allora ragazzi, io qua vi consiglio, se avete tanti filmini da passare, di usare alta qualità, non massima, perché comunque stiamo parlando di filmini vecchi di qualità già non altissima, quindi andare a mettere massima non è che recuperate più di tanto la definizione, magari anzi in un post produzione potete andare a intervenire con alcuni editor video su colore, saturazione e queste robe qui, se volete proprio migliorarli. Ma la cosa bella è proprio mantenere quel sapore di vintage, no? Io infatti li sto passando, proprio li sto lasciando originali così come sono. Quindi, selezionata la qualità che preferite, basterà premere play nella telecamera, far partire il video e premere il tasto. Detto questo ragazzi, ovviamente dovrete attendere tutta la durata del filmino per trasferire fisicamente e digitalizzarlo, però è anche una buona occasione per rivederlo un po' dopo tanti anni. Questo è l'unico neo forse di questo sistema: dovete appunto aspettare l'effettiva durata del filmato. Una volta finito il filmato basterà premere stop su QuickTime Player e andare a salvare il vostro file sul computer. Una volta fatto questo, è inutile dirvi che i filmini poi possono essere salvati in diversi supporti come pendrive, hard disk, un bel NAS, così da renderlo accessibile in casa da tutti i dispositivi contemporaneamente, quali televisione, PC, iPhone, smartphone in generale, tablet eccetera. Questo è tutto ragazzi, io spero che la guida vi sia stata utile. Come sempre vi ricordo, se vi è stata utile, di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Se comunque avete dubbi sulla procedura, magari da PC, scrivetemelo nei commenti, cercherò di aiutarvi, vi leggo sempre e vi rispondo sempre ragazzi. Quindi detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, ciao! E benvenuti ragazzi! Benvenuti ragazzi! Porco! Non ce la posso fare! Tu sei l'ultima! Sì, io sono... Ora vuoi farlo adesso o dopo? Adesso? Ti senti di farlo? Prima vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Lui anche vuole dire. Ok, Aloisi, stop. Mi raccomando, Luca.